Ricomincio da te, ritorna, e noi vogliamo ricominciare anche da Don Pasquale Pio di Fiore, che come sempre ogni domenica ci fa compagnia, il nostro compagno di viaggio ormai. Bentrovato Don Pasquale, buona domenica. Bentrovato a te e buona domenica a tutti, prima domenica di Avvento. Ormai è la tua frase, quella con cui tu entri in ogni puntata. Don Pasquale, vogliamo subito dedicare un pensiero alla comunità dei frati cappuccini che stanno passando un periodo davvero delicato. Noi la settimana scorsa abbiamo incontrato Fra Pasquale Cianci, che ci ha un po' detto com'era la situazione. Comunque la situazione resta delicata, quindi tanta vicinanza e tante preghiere per loro da parte di tutti. Sì, è un periodo particolare purtroppo che ha toccato anche una condizione speciale, ecco, così insolita, che ha toccato anche la comunità francescana cappuccina della nostra città, quindi è giusto presentare la nostra vicinanza, assicurare la nostra preghiera anche a loro, così come a tutti coloro, anche le nostre famiglie che vivono questa stessa situazione di fragilità temporanea, ma pur sempre fragilità che deve essere curata e lenita anche dalle nostre preghiere e dalla nostra vicinanza. È vero, così come è collocazione provvisoria alla croce per Gesù, è stata collocazione provvisoria per Gesù la croce, citando Don Tonino Bello, noi vogliamo citarne un altro di personaggio, tra virgolette, uno che attesta molto a cuore, sei preparatissimo sulla sua figura perché lo hai seguito e lo segui sicuramente, lo abbiamo intuito nelle nostre diverse puntate, nei nostri incontri, e se dico ripartire da Dio, riprende anche un po' il nostro titolo, ricomincio da te, ripartire da Dio, chi l'ha detto? Ripartire da Dio, una bellissima lettera pastorale del Cardinale Martini, anno 95-96. Sei preparatissimo. Ha la sua stagionatura. Ecco. Eh sì, diciamo che abbiamo voluto cominciare questo Avvento, perché oggi è la prima domenica di Avvento, con questa figura, a te molto cara, lo dicevo, perché ha diversi suggerimenti. In questo periodo diciamo che ci sta bene, quindi è stato anche un po' profetico nei suoi scritti. Hai detto la parola giusta, profetico, perché in questa lettera pastorale indirizzata principalmente ai fedeli della sua diocesi di Milano, ma rivolta idealmente a tutti i cristiani, un po' come una sorta di enciclica, no? Che anche questo cardinale, questo uomo di Dio, così, è uomo della parola di Dio, così autorevole, può rivolgere veramente anche a tutti, quindi possiamo sentirci anche noi coinvolti nelle sue parole, perché il tempo di Avvento è un tempo profetico. E chi sono i profeti? I profeti sono coloro che tengono lo sguardo fisso verso il Signore che viene. Così li definisce un grandissimo scrittore cristiano che è Martin Buber. Però noi sappiamo che i profeti sono anche coloro che hanno lo sguardo ben fisso sulla terra, hanno i piedi saldati sulla terra. Isaia sarà il grande profeta che ci accompagnerà durante questo tempo forte, come tutti gli anni. Però, come scrive il Cardinale Martini, oggi c'è una grande scarsità di profeti. C'è chi sembra guardare troppo in alto e c'è chi sembra sbilanciarsi invece troppo sulle questioni della terra. Invece c'è bisogno di un sano equilibrio che ci permette di tenere insieme questi due aspetti: non perdere mai la comunione con il Signore, però nello stesso tempo non perdere mai il contatto con la terra degli uomini, perché a volte si può correre il rischio di essere così incollati al nostro frammento di terra, scrive Martini, da perdere l'insieme, l'orizzonte più vasto, che è quello che il Signore sempre ci indica. Quindi oggi c'è bisogno di una rinnovata profezia che ci dice che il Signore ha il primato sulla vita, ha il primato sulla storia, anche su questa storia particolare di sofferenza e di tragicità. Non bisogna mai perdere il lume della ragione e insieme al lume della speranza, questo sia a livello individuale che a livello sociale, perché dire e affermare il primato di Dio nel proprio cammino personale significa non dare niente per scontato nel nostro cammino di fede,
saperci collocare nel già e non ancora della speranza cristiana e vedere che in tutto passa il Signore, ce lo dice anche il Vangelo di questa domenica: vegliate, state pronti, tenete gli occhi aperti come un agricoltore tiene aperti gli occhi sulle greggi di notte nei campi. E questo è il verbo che l'evangelista Marco usa per riferirsi al vegliare. Però c'è anche un aspetto comunitario che viene coinvolto, perché significa, assumendo il punto di vista del primato di Dio, considerare che tutti i nostri giorni, tutti i nostri progetti sono sotto la signoria di Dio e sotto la sua amorevole protezione. Penso che sia questo il senso della profezia che ciascuno di noi dovrebbe sviluppare non solo nell'Avvento, ma anche in tutto il resto dell'anno, non solo liturgico. Sua è l'affermazione: la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Cosa direbbe oggi il Cardinal Martini alla luce di quanto sta succedendo? È stato fatto qualche passo avanti? Io penso di sì. Penso che sia stato fatto più di qualche passo avanti. Lo possiamo vedere anche dal pontificato di Papa Francesco, che è in itinere in tutti i sensi, è sulla strada, è a contatto con le fragilità delle persone, è anche a stretto contatto con le intuizioni che gli vengono dal Signore, prima tra tutte la misericordia, il trattare ciascuno secondo quanto il Vangelo richiede e ordina. E io penso che il Cardinale Martini sarebbe contento di questo tempo che stiamo vivendo, di questa stagione di pontificato che Papa Francesco sta portando avanti così mirabilmente, insegnandoci giorno per giorno tramite l'enciclica dei gesti, scrive qualche scrittore, tramite la sua enciclica dei gesti ci sta insegnando come vivere umanamente e cristianamente. Voglio chiudere questo spazio dedicato al Cardinal Martini riproponendo questa frase: ripartire da Dio vuol dire sapere che noi non lo vediamo, ma lo crediamo e lo cerchiamo così come la notte cerca l'aurora. Vuol dunque dire vivere per sé e contagiare nel senso positivo del termine, altri dell'inquietudine santa di una ricerca senza sosta del volto nascosto del Padre. Qua siamo tutti alla ricerca, cerchiamo qualsiasi cosa per salvarci in questo periodo di emergenza, in questo periodo di difficoltà. È l'unico punto di riferimento che abbiamo certo al 100% è proprio Dio, è da lì che dobbiamo ripartire, è da lì che poi nasce la vera speranza. Siamo alla ricerca del giorno, anche noi come le sentinelle, Isaia ce lo dice, custos, quid de nocte, quanto resta della notte, sentinella, e della notte resta veramente poco se dentro di noi c'è la luce di Dio che guida i nostri passi. E allora facciamoci contagiare. Certamente, in questo senso sì. Allora, tanti sono i giovani contagiati dalla gioia di Papa Francesco. Domenica scorsa, nella Domenica di Cristo Re, c'è stato anche un annuncio per loro. La celebrazione diocesana della GMG del prossimo anno passerà dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re. Tutto questo anche in vista della GMG, quella che si terrà nel 2023 a Lisbona. Sì, al centro di tutto resta, anche come voleva Giovanni Paolo II, che fu il promotore, l'iniziatore delle giornate mondiali della gioventù, al centro della riflessione della festa dei giovani c'è sempre il mistero di Gesù Cristo, Redentore dell'uomo. Così già l'aveva presentato nell'omelia inaugurale del suo pontificato, in quell'ottobre del 1978. Al centro c'è il Vangelo di Gesù Cristo. Gesù Cristo che si presenta all'uomo non tanto e non solo come giudice, ma innanzitutto come redentore, come buon samaritano, che fascia le ferite dell'uomo e dà a tutti un sapore diverso di vita. E così ce lo presenta anche Papa Francesco nell'ultima enciclica, in Fratelli Tutti, presentando l'icona biblica del buon samaritano. È lì che si gioca il nostro essere cristiani e quindi discepoli del Signore, nella nostra capacità di saper imparare da Lui a medicare le ferite dell'umanità che troviamo anche noi sul ciglio delle nostre strade, a non tirarci indietro di fronte alle tante grida che sentiamo emergere da ogni parte. Basta, ecco, vegliare, ancora una volta il tema principale di ogni avvento.
È vero, Don Pasquale, sai, tutti sogniamo, no? Amiamo avere dei sogni, chi nel cassetto, chi altrove, però è quello che ci accomuna tutti. Fondamentalmente i giovani sono più portati, ecco, a sognare. E il Papa dà voce proprio a un interrogativo importante rivolto a loro. Ma da dove si parte per realizzare grandi sogni? Si chiede, per poi rispondere lui stesso, dalle grandi scelte. Ed è proprio il Vangelo a chiarirlo. Quali possono essere queste grandi scelte che attendono i giovani, ma che attendono anche quelli un po' meno giovani? Ecco, io penso che sia anche il momento per arrivare a considerare il secondo aspetto di questo avvento, che è la conversione. Ecco, bisogna avere grandi sogni, grandi scelte, ma innanzitutto grandi scelte di conversione. Un tirarsi indietro, ma non in senso negativo, un rivolgersi di nuovo al Padre di tutti. Per ritornare a citare il cardinale Martini, tornare a lui che è la sorgente del nostro essere, senza il quale non possiamo fare nulla, ce lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, senza di me non potete far nulla, voi potete portare frutto e frutto di santità e di bontà nella vostra esistenza solamente se, come tralci, siete innestati profondamente alla vite che sono io. Vivere, non vivacchiare, ci ha ricordato il Papa, prendendo in prestito un po' le parole del Beato Frassati, di Pier Giorgio Frassati, che era un giovane come quei giovani che festeggiano e che si ritrovano insieme durante le giornate mondiali della gioventù. Ecco, grandi sogni, grandi scelte direttamente proporzionali tra di loro, ma anche grande capacità di saper tornare indietro al Signore che è maestro di umanità. Senza restare parcheggiati ai lati della vita, né restare appesi ai perché della vita. Allora, Don, è stato bellissimo questo spunto che ci hai dato per riflettere su questo tempo che ci attende, che poi è un tempo di attesa, appunto di speranza, anche se Gesù è già nato. E ci ritroveremo insieme domenica prossima, però resta qui perché sei invitato ad un compleanno subito dopo la pausa pubblicitaria. Non andare via, Don, anche voi. Va bene, senza, accetto.